Eccoci qua ragazzi, benvenuti in cucina con Mau, qui a Londra in un bel venerdì, venerdì 13 novembre, un giorno speciale per me, è nato il mio papà. Eccoci qua a fare una ricettina semplice, vi faccio un brindisino, poco vino, alla salute di chi ci vuole bene. Eccoci qua. Allora, io sono un po' stanco che ho lavorato oggi, logicamente, alle 5 del mattino, giù in cantiere e via. Vi ha fatto le nostre cosucce. Cosa ho fatto qui, ragazzi? Allora, oggi un bel piatto di acciughe, ragazzi. Ok? Le ho ben ripulite dall'interiore, squamate e ho tolto la testa. Ok? Adesso cosa abbiamo fatto qui? Una bella salsetta con 3-4 cipolline, aglio, 3 spicchi d'aglio, 2 peperoncini freschi, okay, li ho fatti rosolare bene con dell'olio, ecco qua, e poi ci ho aggiunto del parmigiano, o meglio, non ho messo parmigiano, ho messo del pecorino sardo, ne avevo ancora un po', e tanto pan grattugiato, poi 3 pomodorini, poco d'acqua e fatto cuocere per una decina di minuti. Ok, adesso siamo pronti, alziamo la fiamma, ok, e iniziamo a posare le nostre sardinelle. Guardate che belle che sono, ragazzi. fresche. Ora, chi avesse il tempo gli dovrebbe togliere la spina, sarebbe molto più bello, ma no, tempo non ne abbiamo, come voi sapete, qui a Londra si corre, ragazzi, c'è poco da dire, da fare. Le mettiamo a giro. Allora, ho messo l'acqua, c'è più o meno mezza tazza d'acqua, però l'ho messa un po' alla volta, man mano che il sughetto si rassodava. Ok, adesso le facciamo cuocere con molta calma, fuoco basso, una decina di minuti, insomma, vedete un po' voi quando il pesce è pronto, non è che... vediamo un po' se condividete il video oggi. Ok guys, this is Mau cooking some sardines in a sauce with breadcrumbs, cheese. You can put any cheese you like, really, but I put pecorino cheese, a cheese from Sardinia. Then 3 tomatoes, chopped garlic and onions, oil, that's it, breadcrumbs and cheese. Let it go with a half cup of water, add it gently. Okay, that's it, that's what it is. Okay, now what I'm going to do next with my fish over there, I got some of the sardines there, high flame. Okay, got my iron pan here. As usual, couple of sardines just to, on the grill. Bit of oil, not much, just to wet the pan a little bit. Okay, now, simple as that. Let's enjoy a glass of wine. Ah, fresh. Friday, and we're gonna take it easy. So, we put our sardines all around. Make sure the pot is wet so they don't stick to it. Okay, all around. See the cracking starts to go. They're wet, the sardines are a bit wet. There we go. Allora ragazzi, eccoci qua con un po' di sardine alla griglia. Ecco qua. Ecco qua. Eccoci. Semplice. Ci facciamo un pranzettino con le sardine. Hi guys, beautiful sardine all the way from Billingsgate Fish Market in London. Simple as that. That's it.
guardate qua come si colorano le mie belle sardine, ragazzi, è uno spettacolo, fresche, un bel profumo in casa, unico. Eccoci qua, un salutone agli amici di Cagliari, ma è tutta la Sardegna, gli amici londinesi, guardate qua che spettacolo, ragazzi, via, adesso qui da questa parte le mie sardine iniziano a cuocere nella salsa di pan grattato e formaggio, ed ecco, sentiamo, cucinano. Aggiungiamo un po' di vino alla tazza che non fa male, ragazzi, oggi vino italiano, non si fa il nome della casa, cin cin. Eccoci qua, pian pian piano, ecco. Diamo una giratina alle grigliette, alle sardine, scusate, coltello leggero leggero, vediamo un po', no, ancora devono cuocere un pochino, non esageriamo, ecco qui, e a fare attenzione che non si attacchi niente, insomma questa ricetta ha origine dalle sardine alla, insomma una ricetta siciliana, l'ho un po' rovistata, ragazzi, ci vorrebbe l'uva passa, ci vorrebbero i pinoli, aggiungiamo un po' di prestemolino. Sta iniziando a bollire, comincia a bollire, io abbasso la fiamma, logicamente l'ho già abbassata in realtà, ecco ragazzi, una bella frittatina di prezzemolo, ecco qui, a girare, va bene, ecco ragazzi, io prendo un limone, una spruzzatina di limone a giro, va bene. Ecco qua, diamo il sapore, eccoci qua. Allora, non aggiungo sale perché l'ho messo all'inizio con le cipolle mentre le retolavano con l'aglio, ok? Quindi, buttiamo, vedete, inizia a prendere il suo, ragazzi, vedete? Ecco qua, guarda che non si attacchi al fondo, adesso tra un attimino tiriamo le nostre, qua bisogna stare attenti, eccoci qua, via, eccole qui che si iniziano a colorare, eccoci qua, attenzione ragazzi, non è facile, non è facile, ecco qua, diamo il tempo di cuocere al pesce. Evitate di ecco perché lo bagno all'inizio, un po' d'olio, eccoci qui, le abbiamo girate, poco poco sale, e ci siamo, ok? Qui uso la mia giratina, 10 minuti ragazzi, senza stare lì a... Allora ripeto, pomodori, cipolle, aglio, peperoncino in abbondanza, olio, prezzemolo e via, pan grattugiato e formaggio pecorino sardo se ce l'avete, altrimenti quello che
Che c'è in casa? Un bicchiere di vino, stiamo a cavallo. Eccoci qua, guardate le sardine, ormai sono quasi pronte. Queste devono ancora cuocere un po'. Eccoci qua. Il gioco è fatto. Qui da Londra vi presenta qualche ricettina, insomma sono fatti un po' così, non è che ne so, eh? Devono logicamente cuocere, ma è una cottura velocissima. Le sardine c'è anche, ecco qua, logicamente qualche pesciolino e il latte, cucina un po' meno, però dai, ci siamo, eh. Ecco qua. Questo è quello più importante. Facciamo asciugare bene. Insomma, 10 minuti la sardina è cotta, non è che, ma dito il suo tempo. Poco, adesso inizia proprio a sobbollire, abbasso il fuoco, altrimenti si attacca al fondo. Prendiamo il nostro succo di limone, sempre una giratina che non si attacchi niente. Adesso io a questo punto le metto sotto la griglia, ma non è necessario, ragazzi, non è necessario, è la mia scelta. Ecco qui, adesso finiamo con le nostre sardinelle qua, possiamo anche impiattare pian piano. Ecco qui, devo fare un po' di peripezie. Per i piatti, e vabbè. Ok, allora eccoci qua, iniziamo a impiattare, allora lo mettiamo qua, vediamo un po', queste al centro sono già belle pronte, qui cerchiamo di non sfaldarle se possibile. Non fa niente, ragazzi, facendo un po' di danno, non fa niente. Spengo la fiamma e queste finiscono di cuocere. Eccoci qua, queste sono le mie sardine alla griglia, semplice, 2 minuti di cottura,
2, 5, 7 minuti, dovete controllare voi, dipende dalla fiamma, schiato veloce. Bene? Controlliamo la nostra griglia. L'ho fatta asciugare un pochino anche sopra. Certamente sto un po' sparapazzando perché il tempo è quello che è. Spostiamo la griglia là, quella di ferro, non la griglia, però e qui. Allora, assaggiamo una sardina, vediamo un po' com'è, ragazzi, vediamo un po' com'è. Dobbiamo giocare con lo spazio, eh. Cucina, non è che ci sia tutto ciò che si vuole. Assaggiamo la nostra sardina. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Proprio belle, eh? Assaggiamo. Belle calde. Sapore del mare. Belle grasse. Sono buone, buone, buonissime. Buonissime, ragazzi. Vi invito a provarle. Non è che ci voglia tanto, eh. Ecco qui, un bel pezzettino. Buone. Non fatele cuocere troppo, altrimenti. Ragazzi, guardate qui. Miam miam. Ottimo. Occhio qua, abbiamo quasi finito. Dobbiamo assicurarci che siano cotte, eh. Poi vediamo un po' il gusto, ancora un pochino. E vi devo dire, qui si mangia. Un altro pezzettino. Eccoci qua, ragazzi, buonissimo. Belle croccanti, eh? Spettacolo. Niente, meritato riposo fine settimana. Eccoci qua. Siamo un po' stanchini, però va bene lo stesso, si cucina. Ciao Nando, hi Lee, nice to see you here. Lee, we have sardines with breadcrumbs and Sardinian cheese, onions, chilies, tomatoes, that's it. Gentle cooking, gentle, very low fire. 10-15 minutes, job done. Now they are nearly ready. Also, you know, iron pot, grilled sardines, wonderful, wonderful. I'm working late, don't worry, I'm doing my job, you know me, I'm early morning starter. I think my job is quite happy. There we go. Another bit, I just enjoy it. Fabulous. Now I want to move to the other dish now. There we go, look at that. Superstar. Ah, nothing better. Look, clean them in fresh water, remove scales, the interiors, the head, job done. Wow, top class. Now I think it's time to taste these sardines. Right? I'm not rushing. They still need a bit of time because I can see they're not fully cooked, but I can pick one or two just to show you how good they are. Okay, small plate here. Let's pick up one from the bottom. There we go. One. Two. Okay. Let's say three. Okay. Guys, sardines with breadcrumbs, cheese,
onions, garlic, parsley, and plenty chilies, obviously oil. Possibly extra virgin olive oil, but doesn't really matter, okay? And salt, obviously, salt. Okay, let's have a go with this one now. Okay, wow, look at that. Look at that. Guys, top class. Be hot. There is nothing better. Thank you for my friend, to my friends from Sicily. They give me a tip, you know. They call it a sardina becca fish, so it's a popular recipe from Sicily. Different, depends where you go, Palermo, Catania, top class. You can watch videos on YouTube, obviously. But I escalate to my taste, you know? There are no raisins, there are no, you know, peanuts. Just put the basics, but plenty chili and chilies. It's fabulous. Top class. Okay. Parsley in it. Look at that. Eh? Okay, I can turn it upside down for you. Wow! The recipe is ready. I switch off the fire now. There we go. Okay. I'm gonna say goodbye now, guys. Ragazzi, vi saluto. Grazie della compagnia. Mi raccomando, condividete il video. Fate girare, commentate, dite quello che volete. Senza offendere nessuno, per carità, eh. Ok? Un abbraccio forte da Mau, buon fine settimana e alla prossima. Ciao!